Salve a tutti ragazzi, bentornati su AnatoAffa. Oggi siamo qui per un piccolo aggiornamento che mi è stato richiesto sul canale in merito alla situazione Covid-19 in Egitto. Partiamo dal principio che è molto difficile parlare di questo argomento, per la mancanza di informazioni. Il governo egiziano non rilascia molte informazioni in merito. Ed è difficile sia per chi al momento non si trova in Egitto come me, sia per chi si trova in Egitto e persone con cui sono in contatto giornalmente come mio marito o i miei amici. Partiamo da quelle che sono le cifre ufficiali. Secondo il governo egiziano, attualmente sarebbero malati di Covid poco più di 13.000 persone, con circa 650 vittime. Questi numeri, a parer mio e a parere di molti altri egiziani, non sono quelli reali e vedremo tra poco perché. Parliamo di quelle che sono le misure che l'Egitto ha adottato fino a questo momento. L'Egitto non è mai andato in lockdown, però ci sono state una serie di misure restrittive. La chiusura degli aeroporti, che è avvenuta molto dopo rispetto ad altri paesi, perché l'Egitto non avrebbe voluto chiudere al turismo, che sappiamo essere la prima o tra le prime fonti di reddito dell'Egitto, ma è stato chiuso e sono ancora chiusi. Sono state chiuse scuole e università, palestre, club, cinema, moschee, chiese, tutti i luoghi di assembramento molto grandi. I ristoranti lavorano solo da asporto, caffè e ristoranti. I centri commerciali sono chiusi nel fine settimana è stato imposto un coprifuoco inizialmente dalle 7 di sera alle 6 del mattino, che poi è stato posticipato. Attualmente dovrebbe essere dalle 9 alle 6 del mattino. Cosa che ha senso e non ha senso. È vero che l'Egitto vive molto di notte, i negozi chiudono tardi, la gente dopo il lavoro si riunisce nei ristoranti, nei caffè, per le strade. Avrebbe senso però se ci fosse stato un cambiamento anche nelle abitudini mattutine, cosa che non è avvenuta o è avvenuta in maniera molto ristretta. La gente continua ad andare al lavoro normalmente. Si continuano a prendere i mezzi di trasporto pubblici normalmente, che siano metro, autobus o minibus. Si continua a non usare mascherine e guanti. Sono poche in realtà le persone che usano dispositivi di protezione personale. Questo ancora una volta per mancanza di informazioni da parte del governo, che non trasmette alla popolazione quella che è la reale urgenza e la reale necessità di indossare tali dispositivi di protezione, per cui è normale che il contagio, insomma, possa avvenire in maniera molto semplice e molto veloce. Quindi, in quest'ottica, secondo me, ha poco senso il coprifuoco notturno. Durante il nostro lockdown, no, prima di questo, per quanto riguarda, l'Eid, alla fine del Ramadan, la festa della fine del Ramadan, che sarà tra poco, queste misure sono diventate molto più restrittive. Tutti i negozi, shop, i centri commerciali, caffè, ristoranti, bar, sarà tutto chiuso. Saranno sospesi i mezzi di trasporto pubblici e i trasporti tra i vari governatorati e il coprifuoco sarà dalle 5 del pomeriggio alle 6 del mattino per evitare assembramenti nelle strade che sappiamo avvengono molto 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 durante durante l'Aid, alla fine del Ramadan. Ora, da metà giugno l'Egitto comincerà a riaprire, ma le modalità, di riapertura non sono ancora state chiarite e specificate dal governo. Durante il nostro lockdown ho visto delle foto, di ospedali da campo approntati in Egitto per far fronte all'emergenza Covid-19, non so esattamente dove si trovino e se sono stati usati. Così come ho visto delle foto di mezzi militari approntati per la sanificazione e l'igienizzazione delle strade, non ho certezza se questa sanificazione sia stata fatta, ma la mia idea è che se è stata fatta nelle città principali come il Cairo o Alessandria e solo in determinati quartieri e in determinate strade. Mi sembra difficile che l'igienizzazione sia stata fatta nei quartieri popolari, nei vicoli e vicoletti, dove c'è anche tanta spazzatura, e che sia stata fatta ad esempio nelle oasi o nei villaggi. Quindi non credo che sia un'igienizzazione che sia stata fatta, insomma, su vasta scala.
L'Egitto ha approntato un numero per le emergenze che è il 105 o il 150 che la gente può chiamare se si sente male. Quello che succede è che so per certo da persone a me vicine che sono state o stanno ancora male, è che se si chiama questo numero, a meno che non si è gravemente malati, non si viene portati in ospedale e non viene fatto il tampone. Viene suggerito di rimanere a casa isolati e vengono detti i nomi dei farmaci che sono quelli del protocollo adottato dall'Egitto per il Covid-19. Nulla di più. Nel momento in cui non viene fatto un tampone, queste persone, anche se hanno il Covid, non vengono conteggiate tra le persone effettivamente contagiate. Se stiamo parlando di persone che magari hanno dei sintomi lievi o dei sintomi medi che non sono così urgenti, non sono così urgenti da dover essere portate in ospedale e quindi non vengono conteggiate, così come non vengono conteggiate tutte le persone asintomatiche. Queste persone che hanno sintomi lievi o medi a cui viene suggerito di rimanere a casa, non viene imposta la quarantena. Le persone possono uscire quando vogliono ed è a propria discrezione l'utilizzo di mascherine e guanti. Capite ancora una volta il perché dello scetticismo riguardo ai numeri ufficiali dati dal governo egiziano in merito a quante persone sono attualmente malate. Per quanto riguarda i tamponi, vengono fatte solo alle persone, ovviamente ancora una volta, gravemente malate, che arrivano negli ospedali che sono stati scelti come ospedali Covid, che sono ospedali pubblici. Se si hanno sintomi lievi, medi, o se si vuole semplicemente sapere se si ha il Covid perché si è stato a contatto con qualcuno, il test viene fatto a spese della persona stessa e stiamo parlando di 1.800 lire egiziane, che in un'ottica egiziana e dello stipendio medio egiziano è tanto perché tra l'altro a quello si devono associare tutta una serie di analisi che vengono fatte anche prima del tampone, che danno indicazione se sia necessario o meno, se in qualche modo ci possa essere il Covid o meno, che dia ragione di fare il tampone, come analisi del sangue e radiografie ai polmoni. Si parla di una cifra che per la maggior parte delle persone non è fattibile, non è possibile pagare per fare il tampone. E quindi, ancora una volta, io spero di sbagliarmi in merito a quello che è il numero effettivo molto elevato delle persone contagiate in Egitto, ma ho i miei dubbi. Questa è più o meno la situazione attuale in Egitto. Se volete sapere qualcos'altro, potete chiedermela giù nei commenti. Io vi saluto qua. Ciao e a presto!